Il mondo è pieno di buchi, titola ironicamente il manifesto del PD, ma il buco non riguarda comunque il bilancio lasciato dall'amministrazione di centrosinistra all'attuale maggioranza di centrodestra. Questo hanno detto e hanno scritto all'unanimità i consiglieri del Partito Democratico e il capogruppo in consiglio comunale a Pescara Marco Alessandrini. Buco vuol dire trovarsi a dover pagare delle cose senza che chi ti ha preceduto ti ha lasciato i soldi per farlo. L'unico buco l'ha fatto l'attuale amministrazione, ha detto il consigliere D'Angelo. Ha fatto un grande buco nell'acqua e secondo me dovrebbero quantomeno chiedere scusa alla città. Vi faccio esempio per farvi capire la situazione. Poi Tecnobitumi, 80.000 euro, ditta Fanì, 183.000 euro, Renzetti, che è un floro vivaista, se non vado errato, 180.000 euro, Garden Gardenia, fiorellini di qua, fiorellini di là. Il Parco Florida come bello, 283.000 euro. Perché per 6 anni hanno dato una comunicazione estremamente sbagliata che poi ha fatto vivere anche nell'incertezza i cittadini rispetto alle cose che facevamo. Vivaio Cianci 40.000 euro e di strade 22.000 euro e una ditta che si chiama CMF che ha fatto la segnaletica un po' in tutta la città senza che mai vi fosse un impegno di spesa che a cui dobbiamo dare 352.000 euro. E siamo al primo, 1.724.000 euro, tutte opere realizzate senza il minimo impegno di spesa. E loro stessi oggi sono stati costretti a certificare non un buco ma un avanzo di 6 milioni di euro. Questa è testimonianza della buona amministrazione. Io non credo che questo sia un atteggiamento di serio. Questo è un buco o non è un buco? Però cioè, ci prenderesti molti voti. Lo so, capito. Non è finita, perché proprio il 29 di ottobre l'amministrazione ha dovuto prendere atto anche di un premio che il Comune di Pescara ha avuto dal governo per la solidità dei suoi conti di circa 734.000 euro. Se questo è un buco, io vorrei capire che cos'è il buco. È un buco o non è un buco? E va giù duro anche Enzo Del Vecchio. Credo che il sindaco Mascia sia veramente disperato perché non riesce a trovare la quadra in questi 5-6 mesi di amministrazione e la città aspetta. È un buco o non è un buco? Senza che tu abbia avuto l'impegno per farlo. Certo che noi troveremo il 1.724.000 euro per pagare queste opere e lo troveremo naturalmente dentro questo bilancio, ma pagheremo le opere fatte da altri e voluti da altri e non della nostra programmazione.